Grazie di questa introduzione. Adesso passiamo alla prima sessione dei nostri lavori scientifici della conferenza che verterà sugli aspetti clinici della sindrome. E prima relatrice italiana e gran parte del pubblico è formata da gente che vive in Italia, abbiamo suggerito di presentare la prima relazione in italiano con le diapositive in inglese e con la traduzione simultanea. Quindi sono felice di poter introdurre la prima dei tre relatori, Maria Cristina Di Giglio, che presiede il reparto di genetica medica nel nostro ospedale pediatrico Bambino Gesù. E la sua presentazione verte appunto sulle caratteristiche cliniche rare della sindrome di Williams. Sarà la prima delle tre presentazioni che ha intitolata Caratteristiche cliniche rare della sindrome di Williams. Le altre due presentazioni saranno ancora in lingua italiana, con slide in inglese, per gli stranieri c'è la traduzione in lingua inglese. Prego, dottoressa. Grazie professor Dalla Piccola, ringrazio il presidente, ringrazio l'associazione per avermi invitato a partecipare e parliamo degli aspetti clinici della sindrome di Williams. E qui ci sono tante famiglie e ovviamente i genitori conoscono benissimo queste caratteristiche e volevo riassumerle come introduzione per passare poi all'argomento reale della relazione che riguarda gli aspetti rari della sindrome, nel senso che stanno venendo fuori negli ultimi anni degli aspetti nuovi o più sofisticati che può essere utile conoscere nella gestione e nel management della sindrome di Williams. Le caratteristiche sono le anomalie facciali tipiche, molto simili tra soggetti, un ritardo dello sviluppo variabile da caso a caso, cardiopatia congenita, una predisposizione all'ipertensione, una predisposizione allo sviluppo di ernie e allo strabismo. È chiaro che c'è un'enorme variabilità clinica tra soggetto e soggetto perché non tutti i pazienti con sindrome di Williams hanno le stesse caratteristiche o comunque ogni sintomo è presente soltanto in una percentuale di casi. Vedete, le caratteristiche facciali sono una costante con un'espressività variabile, il ritardo di sviluppo è descritto nel 97% dei casi, la presenza di cardiopatia congenita nel 75-80% dei casi a seconda delle casistiche, la predisposizione all'ipertensione nel 20% dei casi, direi fondamentalmente quelli di età, diciamo, adolescenziale o dall'adolescenza in poi, e una metà dei casi con strabismo e con predisposizione alle ernie. E siccome l'espressione clinica è molto variabile, noi abbiamo la situazione per la quale se un bambino ha le caratteristiche facciali tipiche, se un bambino ha una cardiopatia congenita tipica, è facile fare la diagnosi, nel senso che ci sono delle caratteristiche che portano a pensare al pediatra, al genetista, allo specialista a questa diagnosi. E se invece l'espressione è atipica, allora la diagnosi può essere misconosciuta. D'altra parte c'è anche il discorso che noi utilizziamo non soltanto questi segni a scopo diagnostico, ma anche a scopo di management nel tempo, di follow-up periodico, controlli specialistici. Per cui al di là di quelli che sono poi sintomi caratteristici, che sicuramente avranno anche richiederanno lo sforzo maggiore, dobbiamo fare anche lo sforzo di cercare di correggere in maniera precoce dei segni che magari sono più rari e che però dobbiamo tenere in considerazione nel management del paziente. Ad esempio, se noi abbiamo un bambino che ha una cardiopatia congenita del tipo stenosi aortica sopravvalvolare o stenosi periferiche delle arterie polmonari, è chiaro che si pensa subito alla sindrome di Williams, perché sono le cardiopatie tipiche della sindrome di Williams e perché ad esempio, la stenosi aortica sopravvalvolare è associata soltanto con la sindrome di Williams, non ci sono altre sindromi che hanno questo tipo di cardiopatia. Per cui in presenza di un segno tipico la diagnosi spesso viene fatta in età precoce, anche nel primo anno di vita, nel momento in cui viene diagnosticata la cardiopatia. Però esistono anche delle cardiopatie più rare e, ad esempio, mentre appunto per un genetista quando vede la stenosi aortica sopravvalvolare pensa alla sindrome di Williams, se uno vede un bambino con una cortazione aortica, questa è una cardiopatia che può essere presente in tante sindromi.
però l'eziologia della coartazione aortica, quindi di quest'altra cardiopatia, può essere comunque collegata con la sindrome di Williams e in particolare con il gene all'interno della regione dell'eta che causa la cardiopatia, che è collegato con la cardiopatia, che è il gene dell'elastina, cioè sia la stenosi aortica sopravvalvolare che le stenosi periferiche delle artere polmonari e anche la coartazione aortica, che è un restringimento sempre dell'aorta, anche se non è nello stesso punto della stenosi aortica sopravvalvolare, sono legate ad un difetto dell'elastina. E per questo volevo citare questa coppia di gemelli che in realtà non ha una sindrome di Williams, ma una mutazione del gene dell'elastina. Quindi, diciamo, la regione dell'eta è presente in questo caso, però il gene all'interno è mutato, è rotto in un punto. E questi due pazienti, gemelli monozigoti identici, hanno uno la cardiopatia tipica della sindrome di Williams e un altro una cardiopatia atipica. E infatti ci è capitato, diciamo, recentemente, almeno questo è un lavoro del 2009, di rivedere, cioè di fare una revisione delle cardiopatie congenite della nostra casistica. Ed effettivamente è venuto fuori che venivano confermate le associazioni preferenziali con le cardiopatie tipiche, però diciamo, il messaggio forse quello più forte della discussione è stato quello che esiste anche in una percentuale che poi non è poco significativa, perché parliamo del 6, 7, 8% anche di cardiopatie di tipo raro, in particolare non so, il difetto interventricolare, che in alcune casistiche se non di Williams neanche viene citato come associazione, invece è presente nell'8% dei casi. E così come il prolasso della valvola mitrale, che è una cardiopatia che tra l'altro deve essere seguita nel tempo perché può andare incontro a peggioramento, quindi il messaggio clinico, diciamo, di seguire questi pazienti è importante. E l'aorta bicuspide, che è una cardiopatia che non dà sintomi, che non dà neanche il soffio cardiaco e che comunque deve essere monitorizzata con l'ecocardio perché può dare delle alterazioni funzionali a carico del flusso che passa attraverso la valvola. E è chiaro che probabilmente questo fatto di avere altre cardiopatie è che le casistiche vecchie facevano diagnosi sul segno tipico, le nuove casistiche fanno diagnosi anche su segni atipici e siccome poi comunque adesso più rispetto agli anni passati un paziente con la sindrome di Williams fa comunque un ecocardio, fa i controlli cardiologici, il diagnosticare anche delle cardiopatie che una volta passavano non conosciute. Probabilmente perché noi cardiopatie come la stenosi aortica sopravvalvolare la associamo col difetto dell'elastina. Un difetto interventricolare dal punto di vista patogenetico non sappiamo come collegarlo, però probabilmente il ruolo di geni anche vicini all'interno della regione dell'eta può avere un ruolo anche nel determinare questi segni in qualche modo atipici. E non dobbiamo neanche scordare che questo difetto dell'elastina con una componente vascolare, quindi un qualcosa che dal punto di vista genetico favorisce il restringimento dei vasi, può riguardare non soltanto il cuore o i vasi che partono dal cuore, ma anche altri distretti, ad esempio dei diciamo, lavori abbastanza recenti, 2012, 2014, 2015, segnalano ad esempio un coinvolgimento a livello oculare, cioè quando uno va a guardare bene all'occhio può trovare una tortuosità diffusa a livello arterovenoso dei vasi dell'occhio, oppure casi diagnosticati in maniera acuta per diciamo, sintomatologia gastrointestinale che hanno poi, diciamo, procedendo con accertamenti ecografici o strumentali radiologici più invasivi, hanno documentato dei restringimenti a carico dell'aorta addominale o dei vasi che partono dall'aorta addominale. Oppure ancora, tornando a livello del cuore, quello che noi conosciamo classico restringimento dell'aorta, però anche le coronarie, che sono diciamo, vasi che stanno nella parte esterna del cuore, possono essere sedi di stenosi o di aneurismi. E sono situazioni che vengono tenute in considerazione proprio per il monitoraggio, cioè quando uno fa un'ecocardiografia non controlla adesso soltanto l'aorta, ma va a guardare anche l'apparato valvolare, va a guardare anche le coronarie, cioè va a vedere anche quali sono gli altri fattori di rischio, perché anche a livello di tipo ecooperatorio uno deve essere preparato a vedere qual è la situazione anatomica che è presente, perché si possono prevenire delle complicanze che invece quando uno non sa che c'è una determinata associazione rara può andare incontro. Anche a livello vascolare e anche a livello di non so, apparato respiratorio, elastina può far restringere anche i vasi dell'apparato respiratorio, quindi questo non so, in corso di intervento, quando uno intuba il bambino per fare l'intervento, l'apparato respiratorio può reagire in maniera diversa.
E così ci sono anche segnalazioni singole di restringimenti anomali. Qui c'è una calasia cricofaringela che riguarda un restringimento a carico del faringe. Era noto ad esempio che l'esofago può, i disturbi gastrointestinali del bambino molto piccolo, caratteristici del primo anno di vita, quando i bambini piangono tanto, hanno dolori addominali, hanno reflusso gastroesofageo, è imputato a qualcosa di funzionale che non è strettamente anatomico, che è documentato come restringimento dell'esofago, restringimento a carico dell'intestino. Adesso anche si pensa appunto alla parte alta dell'apparato respiratorio e gastrointestinale. E anche la malattia celiaca è qualcosa che deve essere tenuto in considerazione, un po' più nota, un po' meno rara. È descritto che effettivamente esiste la percentuale di casi di sindrome di Williams che ha celiachia non è alta, perché non arriva neanche al 10%, quindi non può essere considerato un sintomo fortemente associato. Però sicuramente è più alta rispetto a quella della popolazione generale, e questo l'abbiamo visto comparando proprio la prevalenza della celiachia nella sindrome di Williams con quella che è descritta nella popolazione italiana. E quello che però è più da tenere in considerazione è che la celiachia nella sindrome di Williams può dare sintomi atipici, cioè alcuni i sintomi gastrointestinali del bambino che vomita da piccolo può essere anche un segno della celiachia, anche in assenza di diarrea o di anoressia, che invece sono i segni di un bambino che non ha la sindrome di Williams e che uno considera classici in associare con la celiachia. Per cui che, come sarà dimostrato poi anche per altre patologie genetiche, c'è una maggiore predisposizione a questo tipo di problematica, e quindi è da screenare nel tempo. Invece il contrario, un sintomo, se voi ricordate le prime segnalazioni della sindrome di Williams, documentano l'ipercalcemia come un segno caratteristico della sindrome, perché nelle prime descrizioni degli anni 60 era stato descritto in tutti i pazienti. Invece qui voglio tornare un attimo indietro, perché è vero che ci possono essere ancora dei casi di pazienti con ipercalcemia, però probabilmente per i cambiamenti che ci sono stati nell'alimentazione, nel tipo di latti che vengono utilizzati anche a livello commerciale, e con minor carico di calcio all'interno, lo scatenamento dell'ipercalcemia non avviene più, quindi adesso nelle casistiche più moderne è un sintomo che viene riscontrato molto raramente. La tiroide, voi sapete, i vostri ragazzi controllano annualmente gli ormoni tiroidei, anche qui è raro trovare un vero ipotiroidismo. Nella nostra casistica nessun paziente ha avuto un ipotiroidismo congenito. Però è frequente trovare l'ipotiroidismo subclinico, quindi dei valori di TSH superiori alla norma, con però dei valori di FT3 e FT4, che sono gli ormoni circolanti, comunque nella norma. Quindi un qualcosa che fa capire che la tiroide non ce la fa a funzionare, però ha difficoltà a funzionare, però poi alla fine comunque riesce a superare l'ostacolo. E quindi qualcosa che uno tiene sotto controllo, però non da vedere come un qualcosa che debba necessariamente portare a un malfunzionamento della tiroide. Un sintomo abbastanza discusso negli ultimi anni è quello che riguarda l'epilessia. Ci sono dei rari casi, una percentuale che è inferiore del 5% nelle casistiche sindrome di Williams di pazienti con la sindrome che hanno anche epilessia. È uscito un nostro lavoro del 2014 in collaborazione con Giuseppe Merla di San Giovanni Rotondo, di segnalazione di casi di bambini con delezione atipica, quindi con una delezione che riguarda la regione critica della sindrome di Williams, però non tutta, è un po' spostata, quindi che prendeva anche degli altri geni, e che avevano epilessia. Per cui si è pensato che probabilmente ci potesse essere qualche gene non sempre preso dalla delezione che poteva favorire questo tipo di sintomo. È sicuramente è così, perché le delezioni atipiche probabilmente hanno questo coinvolgimento. Però un lavoro che è uscito proprio molto recentemente e che si basava comunque su una casistica di pazienti con delezioni tipiche ha visto che il sintomo epilessia è comunque presente anche nei soggetti con delezione tipica, quindi deve essere considerato non un sintomo prevalentemente associato con quelle atipiche, ma comunque qualcosa che deve essere considerato nella popolazione generale, nel senso che se c'è qualche sintomo che può far pensare, sicuramente sentire il neurologo, fare un elettroencefalogramma e verificare se c'è qualche cosa oppure no. E poi per ultimo volevo giusto citare la complessità della genetica
degli ultimi anni, cioè aumentando le possibilità di tecniche molecolari, si è cominciato a trovare delle situazioni anche complesse, nel senso che se noi abbiamo un caso classico di sindrome di Williams, chiaramente possiamo pensare tutto collegato con la deletione del cromosoma 7. Però se noi troviamo un qualche sintomo che non è perfettamente compatibile, cioè abbiamo una sindrome di Williams però c'è anche qualche altra cosa che non capiamo, allora può valer la pena di allargare anche gli esami genetici, perché si può trovare qualcos'altro di associato e questo qualcos'altro può aprire la strada anche a un ulteriore controllo, quindi aggiungere controlli che normalmente la sindrome di Williams non vengono fatti. E quindi cito ad esempio, non so, questa è una segnalazione recente di sindrome di Williams con un carotipo XYY, che è diciamo, una situazione che predispone a un ritardo mentale che si può aggiungere a quello della sindrome di Williams. Oppure qui c'è un caso di paziente che aveva sindrome di Williams e una microdelezione anche in un altro cromosoma, quindi vediamo diciamo, microdelezione, micro mancanza di segmenti in due cromosomi diversi, come se questa famiglia ci potesse essere stata forse una predisposizione all'evento microdelezione, che è stato identificato proprio perché il paziente aveva delle caratteristiche un po' per una sindrome e un po' per l'altra. Oppure recentemente a noi è capitato una situazione di un caso che aveva la deletione della sindrome di Williams e anche una mutazione di un gene che è causativo per un'altra sindrome, che è la sindrome di Kabuki, perché aveva effettivamente le caratteristiche facciali della sindrome di Williams, però aveva un difetto cardiaco, ventricolo destro a doppia uscita, che non è stato mai descritto nella sindrome di Williams. E quindi diciamo, il messaggio è che se abbiamo una situazione un po' più complessa rispetto a quello che abbiamo, consideriamo anche che ci possiamo trovare di fronte a difetti multipli genetici e andiamola a indagare. Vi ringrazio per l'attenzione.